Ferreri, la mostra di Pesaro le rende omaggio con l'evento speciale, una sorta di riconoscimento, direi, del suo lavoro. Non è che in questi giorni lei mi ha pensato così dentro di sé, era ora? No, mai pensato che era... No. Questi sono... Amo molto i miei film, penso che sono dei figli superdotati e avrei piacere che li vedessero molto, però non vorrei un riconoscimento per me, vorrei che vedessero i film senza pensare che li ho fatti io. Poi dico, questi avvenimenti speciali mi fanno sempre un po' paura, non dico quello che mi tocco perché succedono sempre 7-8 mesi prima che uno muoia, capito? Allora uno c'è sempre un po' paura che se parli troppo di lui. Ecco, però di Ferreri in effetti si è sempre parlato un po' meno dei suoi film, questa è una verità incontestabile. Questa è un'altra cosa, che si parla molto di me e meno dei miei film. Non ho capito perché, ma comunque è così. Che la verità, si sente compreso lei? Ma io non mica sono tanto cretino di dirmi mi sento compreso o non compreso. Non ci penso nemmeno a dire. C'è Benigni però, che in questo volume che la mostra presenta in occasione dell'evento speciale, nei suoi versi, ha fatto una bella poesia. Ecco, lo definisce scorbutico, iracondo, buffo, basso e puntini puntini. Ma mi definisce molte cose, ha fatto una bella poesia, solo che non parla mai dell'unico bel film che ha fatto, che è il film che ha fatto con me, che è Chiedo asilo, capito? Perché fai così? Perché c'è un po' lo sguardo ambiguo, vero? Quando rimango solo sempre. Così. Possibile al giorno d'oggi fare ancora provocazione? Un po' più difficile. Ma no, non ho capito cosa vuol dire. Io, vedendo tutto quello che succede adesso, non ho capito come mai mi hanno chiamato provocatore. Cioè, io può darsi che sono provocatore perché sono sempre stato semplice, lineare, ho sempre parlato, messo sotto il microscopio l'uomo e la donna, negli avvenimenti più semplici e meno complicati. Allora può darsi che far vedere lo spettatore quello che è sia provocare lo spettatore, capito? Guarda, sta sorgendo il sole. E l'estasi. Tu mi commuovi! Tu sei il sole! L'Italia di oggi, dal suo osservatorio. Io credo che l'Italia di oggi sia un paese che si allontana sempre di più, che si sta mettendo in un baco, che sta diventando un baco da seta. Speriamo che esca una farfalla. Compreso il cinema italiano. Ma io non penso di cinema italiano, cinema francese. Anche lì del cinema italiano si parla sempre molto, però in definitiva sempre, da anni, si parla sempre del cinema italiano, però non si fa mai niente per il cinema italiano, allora è inutile parlarne. Marco racconta nella sua maniera i problemi, le tematiche delle persone, della società, dei momenti. In modo geniale, per cui non può che rimanere. Conoscevate la mostra di Pesaro? Io no. Lei è più sincera, io dico sì, l'avevo sentita. No, l'avevo sentito parlare, però non la conoscevo di persona, ecco. Adesso ho avuto, me l'hanno presentata, adesso siamo. E questo impatto con questa rassegna che voi non conoscevate, ma è nata ben 31 anni fa. L'impatto è stato positivo anche perché noi stiamo qui per Marco Ferreri, quindi è stata l'occasione per ritornare a fare un omaggio al maestro, per così avere la possibilità di vedere i suoi film e quindi tutto quello che si è mosso intorno a
un genio come Ferreri? I film di Ferreri è come se quando, dopo che lui li ha fatti, che sono usciti al cinema, andassero in una cantina meravigliosa dove diventano più belli. Io ieri anche il nostro film l'ho trovato più bello, come anche altri che ho visto in questi giorni. E poi un pubblico straordinario, veramente, veramente qualificato e caloroso. Quale potrebbe essere la definizione giusta per il cinema di Ferreri? Ma io la definizione giusta proprio non lo so. Non so, non è che mi chiedo cosa pensi, che definizione giusta, io non so. Io faccio il mio cinema, penso che è molto bello e basta. We'll be right back.